Love me, do. Oh.
desideri per la tua figlia, è bellissima, ah, veramente. No, io sai, io piacevo moltissimo, perché come voi poi quando mi trovo con la grazia. Io non lo credo. Tutte loro, sai, sono sempre più bellissime, guarda che devi dire con i cose che dicono. Give her all my love, that's all I saw, my love, you number two, I love her. Knowing I love you.
Thank you.
occhi mi rodono, i porci quando mi guardano fomito, le croste e le spaccature della libbra hanno squamato la mia pelle coperta di pus giallastro. Io non conosco l'acqua del fiume né la rugiada delle nuvole. Sulla mia nuca, come sopra un letamaio, cresce un fungo enorme dai peduncoli ombrelliferi. Seduto sopra un mobile informe, da 4 secoli non ho mosso le membra. I miei piedi hanno messo radici nel suolo e compongono fino al mio ventre una sorta di viva vegetazione piena di ignobili parassiti che non deriva ancora dalla pianta e che non è più carne. Tuttavia, il mio cuore batte. Ma come batterebbe se la putredine e le esalazioni del mio cadavere, non oso dire corpo, non lo nutrissero abbondantemente? Una vipera malvagia ha divorato la mia verga e ne ha preso il posto. Mi ha reso eunuco quell'infame. Oh, se avessi potuto difendermi con le mie braccia paralizzate, ma credo piuttosto che siano mutate in ceppi. Due piccoli istrici che non crescono più hanno buttato a un cane che non ha rifiutato l'interno dei miei testicoli. L'ano è stato intercettato da un granchio. Incoraggiato dalla mia inerzia, il granchio occupa l'ingresso con le sue tenaglie. Mi fa molto male. Due meduse hanno valicato i mari, immediatamente allettate da una speranza che non fu delusa. Hanno guardato con attenzione le due parti carnute che formano il di dietro umano e, aggrappandosi alla loro forma convessa, le hanno talmente schiacciate che i due pezzi di carne sono spariti, mentre sono rimasti due mostri usciti dal regno della viscosità, uguali per colore, forma e ferocia. Non parlate della mia colonna vertebrale, poiché è una spada. Questo aguzzo pugnale affondò fino al manico tra le due spalle del toro delle feste e la sua ossatura fremette come una scossa di terremoto. La lama aderisce così forte al corpo che nessuno finora ha potuto estrarla. Gli atleti, i meccanici, i filosofi, i medici hanno provato volta a volta i mezzi più diversi. Essi non sanno che il male che l'uomo ha fatto non si può più disfare. Ha 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 ha
Ha ha ha!